Benzina, wake up Irt. Mercato, stamma meghi quando stamma page. Avalet, sembra pres. Catrame, quando ne pulite. Buongiorno, buongiorno amici telespettatori e all'ascolto, e buon inizio settimana, ci vuole, la settimana da cominciare bene, uno deve essere positivo, voi dovete essere positivi, non dovete avere negatività, le dovete cacciare, quando vedete la negatività, boom, la vita da un caos, vatti, rivedete la nanza qua, dovete essere positivi, e vediamo, ora dimmi se siamo positivi, ora dimmi la prima notizia che sto, esce qua la prima notizia, oh. È la prima notizia, dovete stare con gli occhi aperti. E ci dice, ah, se la camera con gli occhi aperti, ci sbattiamo. No, signore, quanto guidate? Voglio che sta con gli occhi aperti, dice la crisi. No, dice, quando vi fermate al distributore? Ah, picce, che succede al distributore? E succede, che succede? Praticamente, stai qualche, stai qualche, diciamo, addetta alla pompa, che, diciamo, quello che vi mette non è proprio uguale a quello che voi pagate. Cioè, cosa vuol dire? No, e te lo spiego subito. Vuol dire che praticamente quando fanno la piena da benzina, essa è scritta per dire 75 litri. Allora, 75 litri, c'è solo. No, si chiama 35, così diciamo d'accordo. E c'è scritto 35 litri. E beh, e dice molte volte, quei 35 litri non sono 35, sono 34, sono 33. E un litro oggi, un litro domani, un litro oggi, un litro domani, alla fine mi si accatta la casa, la pila. E c'è al litro. E quindi praticamente hanno riuscito a fare un controllo. La guardia di finanza è uscita a fare un controllo e si è accorta che stavo qualche bella distributore che ogni tanto attignava, diceva attignava, voce del verbo attignare, cioè praticamente non era proprio pari, insomma hanno fatto una bella sequestra, cassole, contro la pensione, bravi, bravi amici della guardia di finanza, così vi voglio, c'è un giallo sol sol picco, ci può andare a rubare pure la benzina, quando la mattina, proprio, diciamo, i gestori, i benzinai infedeli, i benzinai infedeli, saranno, sono stata, diciamo, bella mazzulla, l'avete fatta bene, avete fatto bene. So, chi già ha benzina, costa un gasolio costa assai, ma voi mettete a roba pure, mamma mia, dateci una mano, ce la date questa mano, o ve la prendete solamente, secondo me ve la prendete, però se ce la date stiamo qua. Grazie per la mano che ci date, grazie. Oh, Marcata, la tamburo se stai capisci che non si sta capendo più niente. Come si dice in Francia, al nord però della Francia, come si dice al nord, siamo al nord della Francia, stiamo a Bordeaux, come dicono a Bordeaux, stiamo meglio quando stiamo a pesce, certo, come Marcata, è normale, è picce se dice, è normale, picce che stanno a fare, un trasferimento, l'hanno uscito, da Orsina, stavano qui, che stanno tranquilli, bello, signore, bombadore, bella, dalle, e forza, insomma, c'era bello, quando passava là, sembrava l'Africa, bella, ti sentiva proprio nel mezzo del commercio proprio che tu dici proprio così e c'è successo e mica praticamente hanno commerciante hanno picchiato un mercato l'hanno spostato da via Archivi hanno citato il primo sopra Luca hanno visto sono andato a vedere l'operatura non ci vedete mai qua come mi fa dire diciamo, praticamente avrà sé uno per fare una manovra e dice per fare sia all'altro, francese, dice, e qui praticamente, dice, non sapevano che c'è cosa per andare a fare. E allora, mo dice, hanno un'allerta che stavo con tagliere dello stesso luogo, abbiamo fatto tutto, qua dice, bello, questa è la situazione, tutto lo stesso luogo. Poi non ci dava te, e dice, mo comunque, scappano, sono a buon tecnici del comune, ma soprattutto i tecnici dell'assessorato, delle attività produttive, e quindi praticamente sono a buon andare, poi vedete come la situazione, che hanno allargato i tecnici, dice, no, c'è ma fa, E ce ne torniamo all'antica, invece qua dobbiamo andare avanti, qua si va avanti, non si può andare indietro, bisogna andare sempre avanti, attenzione però, andando avanti, ogni tanto, boom, e urtate la testa contro il muro. Beh, e ormai a camminare mezz'astra è un problema,
Beh, è un problema. Devono fare tutta la marcia a piede noi, sì, hanno fatto la marcia a piede noi, ma aggiustato, non è quello, non è quello. Amici telespettatori, non è il problema di fare i marciapiedi nuovi. Il problema è che ci sono certi proprietari di cani, ci sono certi proprietari di cani, non la capisce quello che non ci mappi, certi proprietari di cani, che quando cani, io sono proprietario di cani, c'ho un cane, ciao, mi stai vedendo, ciao. Quando dice non ti vede manco un cane, no, il mio cane mi vede, hai capito? Dice ciao, ciao. Insomma, stessa Luca, e la pratica dice, fa cami, Luca, e voi, bella, tranquillo, porta una bottiglietta d'acqua, con un picco di detersivo, così se faccio qualche voto vicino a un negozio, una cosa, adesso un cristiano mi fa questi, ecco, giustamente, il raggio, dice, poi c'è, non è che avevi solo un cane mio e tiene il bagno riservato là, e dice, ma che sta scritto, riservato e sciamo, quindi dice, ma voto oggi, perché i cani, come sapete, si ispirano, i cani, quando c'è la prima, dice, MPP, la prima pipì, basta la prima, e che praticamente parte la prima e poi a ruota arrivano tutte le cose. Quindi fino a Cristo si acchiola. Allora, giustamente, mettono un picchio di spirito, un picchio di cono, un picchio di parecchina, candidina, cosa avete? Qualche cosa, almeno l'odore, l'altro che non lo sente. È successo, c'è la canna che la puoi dire, no, quella devi fare, quella puoi abituare, però quando scappa, scappa. Però dice, poi ho la mia palettina, che quando, perché è bella, tranquilla, che quando il mio cane fa la papà, io mi piego, mi china e la raccolgo e poi al primo cassonetto che iacchia, che quando si trova, la piace. E questo diciamo. Ci sono invece certi proprietari del cane, che veramente che da, cioè, proprio, in una volta che vista avuta, non c'è che teneva pure una maglia che inneggiava Taranto libera. E qui da scena sono ristorato, teneva un bel cane, di chita bella. Bella chine chine, il stucco, camminava qui sotto, bello contento, il cane, si accamana. Allora c'è da arrivare innanzi a un ristorante. Oh, dici, potevo fare un metro di più. Arrivava un metro di più, faceva da, e il cane, oh, e si è lasciato andare davanti al ristorante. Poi è andata più avanti, e qui da così, non è che ti tocca, cammina, vieni chiù da cielo. Ascita che è una bella, e dico io, e poi la vogliamo liberare tardi, la dobbiamo liberare o non la dobbiamo liberare? Caro cittadino liberatore, devi dare l'esempio. Dice, se no ce la liberiamo, poi, quindi, mo, diciamo, evitiamo queste cose, insomma, adesso che qui da Amazon è rimessa così, però si vedono queste cose, bisogna fare, bisogna stare attenti, la civiltà, l'anguice è come ci gusta da casa, avete capi cattar da casa vostra, voi a casa vostra, ho canato pulito, facete scendere, non credo, lo scendete apposta, e così dovete fare. La città è vostra, se voi non la curate, curiamoci la corna l'altra. Abbiamo trasmesso TG Nuestro per il sociale, grazie. Oh, e andiamo avanti, che qua che c'è che niente, che già che poi dicevo ho fatto un cane con Cima, è con Cima, però ci sono delle zone, diciamo, delle zone dove il concime non è solo quello del cane che va a fare la popò, ma ci sono altre forme di concime. E c'è concime, hanno ciuta chiana, Paisling, ma non mi ricordo chi sta qua, casa donna da festa cristiana qua, Paisling. Casa stona a bella, se stona a mettere tranquillo, vanno a vedere tutto l'apostolo. Insomma, sono se cristiano, ci danno una zona al confine nord, al nord, sono andato al nord dell'Ilva di Tana. Dice, cosa hanno fatto? Hanno citato al confine nord dell'Ilva di Tana e hanno chiesto, bello, il Mar Nero, il Mar Nero, no, hanno chiesto un Mar Nero, nel senso che il Ghid Catra, ma che non si capiva. E siamo praticamente, amici telespettatori, siamo in zona Mater Ga, grazie Mater, Mater grazie. Dove praticamente c'è l'abbazia, dopo passa, quindi quei primi c'è la mure, stavano pure l'estremunzione all'abbazia, quindi è tutto un discorso, diciamo, collegato. Tu prendi il catrame, lo inali, e dopodiché c'è direttamente il Monsignore lì all'abbazia, che ti dà la benedizione e ti dà anche l'estremunzione. E così, unto di là, unto col catrame, unto con un prevede, c'è stata un'unzione generale. E qui praticamente chi se ne accorge, ma possibile, anche perché già nel 2014, stiamo parlando di 2 anni fa, nel 2014, sapevano già che da qualche anno che andavo capolfiore e che andavo zippardoce e mettevo peperone e mettevo pomodoro e mettevo la scarciopola e mettevo là, e queste scarciopole crescevano a dismisura, c'era una scarciopola con una faccia così, tenevo queste scarciopole, perché quelle si alimentano, ci stava a dire cose radiatti, cose si capicatre, ma su certe pomodoro, tante erano proprio grosse queste, che tu quando ti avvicini, e te trovano un mezzo come non ti avvicini, c'era proprio una coltivazione di gemme di quelle proprie
genetiche tutte modificate, così, cresciute vicine, centrale nucleare, queste capi, c'erano, c'erano una cavola, così stava, stai dormendo, c'era vicino a Cristina, c'è bella cava, ma la c'è, come si è svegliata, ha detto, ciao, è d'acqua, vicino a mezzo, è veramente una vergogna, è una vergogna che dopo passa da stondo la coltivazione, la chi sta sversa, le specie, ma da tutte cose fuori, c'è una fa, oh, che signore, che tu come fai quando ti nato, paglia ogni tanto, di la verità, che tiene la tua paglia che hai mangiato. Di la verità, non dire le bugie che anche tu l'hai fatta. Poi prende la tua paglia con tutte le mollichine, le ti metti fuori al balcone e stramina tutte le molliche. E stiamo a Cristina che ha fatto un bucato, quello così, anche quando si va a corca sulla lanzuina, gli trova le scorze del melone, trova il semino del melone, trova il pezzettino del pane, allora dici tu lo fai perché poi va l'uccellino, diciamo. E va, ma e così fanno qua. Quello, guarda, c'è a casa la nameo perché ho scelto il fuoco, lo butti fuori, vai a scotolare. Lì si scotola, quindi voi non vi dovete preoccupare, quando uno scotola ha diritto a scotolare, ecco, scotola tu e scotola pure chi ti ammena le cattere a tutta la fuoco, faccio niente che arrivano le date, che stiamo tutti inguaiati, che teniamo tutta la leucemia, che amore tutta quanta, che teniamo, non fa niente, non fa niente, non fa niente, non vi dovete preoccupare, prima o poi amore, meglio poi che prima, ma è giusto, è giusto. Oh, andiamo avanti, che qua da sta a te, io dico a voi, voi fate le marachelle e poi dovete, andate, fate le marachelle, facete le marachelle, c'è marachelle, fate la marachelle, c'è marachelle, mo c'è questa, ma è successo in un comune, a Malcomune, mezzo Gaudio, nel napoletano, non diciamo tu, diciamo, non diciamo tu, caro Cristiano, praticamente, asciuga, perché chiedono certe facce, chiesto il certificato, c'è una, ha visto, all'età, ci sono, abito qua, residente. E a un certo punto ha visto che c'era la sposa, c'era la sposa, non c'è mai, non mi ricordo mai che sposa, diceva, ma che sta fambria qualche volta che ci va a chiesa, e non si ricordava, ha avuto un momento, diciamo, di tensione, ha detto, ma è possibile che io sono sposato, non ha già cominciato, insomma, a fine, se l'avevamo fatto sposare con un'extra comunità, non sapeva niente tu, Cristiano, allora qua sa che arriva tu, sindaca, cosa, vita, ha girato, ha buttato, ha fatto, insomma alla fine si era sbagliato l'impiegato, aveva fatto la caricata malitata, insomma alla fine era assurdo, come un minestrone, quindi aveva mandato qui dentro, qui dentro, qui dentro, così, era assurdo, praticamente questo era espulso da sto Cristo, insomma, e non vi dico quello che è successo, se non vi dico quello che è successo, non è successo niente, o Cristiano l'ha lavorato, 3 giorni di sospensione a... all'impiegato, diciamo, disattento. Impiegato esistente disattento, non si fanno queste cose che tu fai spostare le persone, che poi uno può dire anche pure che la domanda è che quello poi è tutto a casa, dice, amico, tu devi essere mio marito, e tu sposare me. A chi da che spostare? Dice, no, tu qua scritto certificato, madonna, mi dico, la paia alimenta, cose, cose che non si capisce, divorzi, avvocati, rivoluzione, dovete stare a te. Quindi, cari amici dei comuni, diciamo, del napoletano, diciamo, della zona della Napoletana, successo, andate a te. C'è poi il pacchetto, poco, insomma, la cristianza perché non parte, quindi, come si dice, sulla tigna la capa malata. Grazie dell'attenzione. Beh, ci ha detto qua, insomma, ha detto cosa brutta, ha detto positiva, cosa, all'inizio, ci sono cose belle. Poi diciamo che dal 6 di novembre, amici telespettatori che avete voglia di cultura, perché in questa città si ha cultura, non è che teniamo solo la cattra, la cristiana che parcheggia in doppia fila, c'è tutto, abbiamo anche le cose, poi abbiamo anche la cultura. Dal 6 novembre è che diciamo c'è l'appuntamento della prima domenica del mese, quindi da ieri, vabbè, poi dice pure ogni mese, il prossimo mese, la prossima domenica, mi sembra che è 4 dicembre c'è la... c'è l'apertura, c'è l'apertura, c'è l'apertura, si apre, che così apre, Palazzo Pantalei, il musetto, no, grafico, Maiorani, la chiesa, a parte Palazzo Pantalei, che è uno spettacolo, ma a me che è bello proprio, o Gerardo, Pacino, Paglia, niente, è tutto gratis, quindi avete capito, ma io devo pagare forse, ma sai che se vai 2 euro, non giusto, poi, ma sono cari, ma pure se poi ne vale la pena, ma non lo so, non sono aggiornato, scusate questa, ma però io la chiesa da vedere, e non che paglia di niente, comunque c'è da, non è che chi trasuta chi fa tuo portoghese, no, però fanno una cosa, uno spettacolo, ma chi vista, e me la chiederete bella, tranquilla, ed è bella, credetemi, è bella veramente, sono delle sale che sono uno spettacolo. A domenica mattina, quando non sta dice cosa vi dà a fare, mettete una macchina, c'è il parcheggio vicino a Piazza Fontana, poi girate una piccola città, che è bella, quanto è bella la città, veramente c'è una certa palazza. Che sono spettacolari, girate le piccole cose, facci qualche foto, non fanno niente, stanno buone, stanno tranquilli, non pensano proprio.
Non fanno né più né meno quelli che fanno a tutta l'altra strada dopo di girare. Qui c'è vita che ha qualche malintenzione, o potete che ha una strada come potete che ha da. Quindi non è che c'è da. Se stanno poi la cristiananza, quando vedete, ne sono contenti, perché si rivitalizza la città vecchia, è bella, perché quelle sono la storia. Noi ci perdiamo la storia, abbiamo perso tutto qui, la storia dobbiamo tenere viva. La dobbiamo tenere viva queste storie, storie tu devi vivere, perché se tu muori, cara storia, moriamo noi appresso a te, questo è un problema. Allora, quando c'era, poi c'è facile una camera e poi c'era da Palazzo Vandari. Entrate là, stai come entrare, stava chi stiamo giorno, avete bisogno. Tra la città, poi facete un giro, vedete la sella, è bello, sentite a me, è bello, andate, perché vi troverete bene. E poi direte, aveva ragione, il conduttore del TG Nuestro che ha detto... Fate per di Adamo. Ok, grazie della visione, grazie. Buona visione. Oh, e tanto hanno fatto, tanto tuo no che piove, c'è il giorno 3 è arrivato, c'è il giorno 3 di novembre è arrivato e è passato. E che succede? Hanno chiuso il pronto soccorso all'ospedale Mosca. Come mai fa? Emiliano, che ha già questa, vabbè che dice Emiliano, io è colpa mia di qui del primo, di Emiliano, Emiliano Nichi, alla fine dice, ma è successo quello che non doveva succedere, hanno chiuso, che cosa hanno chiuso? Hanno chiuso il pronto soccorso, che è qui di Molla Cristiana, da Giaston, c'era il problema loro, zona ad alto rischio di inquinamento, ecco. Vai, chiudiamo il pronto soccorso, un stemmo, no, da stai chiuso, no, ma la nostra ci stai appi, è chi con l'ambulanza che gira, guarda, dobbiamo andare di qua, arriva tardi, non si capisce. No, se la fila, codice rosso, codice giallo, codice verde, codice bianco, codice blu, codice arancione, stanno tutti i colori, ne vediamo di tutti i colori quando andiamo nei codici, là, che non si sa quando si entra, si sa quando si entra, ma non si sa quando, e soprattutto, amici telespettatori all'ascolto, come si esce? Cioè, quando entra su da te, non sappiamo che succede, qui si può entrare bene, si può entrare male, bisogna vedere che cosa succederà, se si entra bene, si entra male, i codici, ci arriva uno a dare un pronto soccorso, ma che succede? No, ma tutto spaccato, signore, parli più chiaro che non la capisco, se no non so che... Allora, codice bianco, sta bene, vedi, riuscite a dire quello Cristiano, dopo un pom, e sopra andare. Quindi, non pronto soccorso di chi? Non pronto soccorso da meno, di chi valeva la pena? Valeva la pena o non valeva la pena? Valeva la pena tenerla aperta? Non valeva la pena, infatti la ne chiuse così. Vabbè, grazie, ne terremo. Mi ricorderò di te quando sarò alla destra del Padre Vivi, quando sarò nel Regno dei Cieli. Sarò nel Regno dei Cieli, chi lo sa, vedremo, da là dipende, chi arriva dall'alto e noi stiamo in basso. Quindi se quello in basso dice che dobbiamo andare là, e io vado a girare, se no andiamo in alto e si vede. Grazie della chiusura, grazie. Saluti. E chi la chiesa anduta? Ne ho sentiti, ma come a quelli che la chiesa anduta non si è sentita mai. Poi non so se quando camminate, no, quando tornate qualche poco a magra oppure cristiana, vi è capitato, non vi è capitato, di mettere la, come si chiama, la radio, girate radio DJ, radio qui, radio qui, girate anch'io, radio 1, radio 2, radio 3, POM! Radio Maria. Oh, Radio Maria, c'è stia radio, Maria. C'è questa capra, verso l'una vi sentivo, volevo fare una lode alla Madonna per mio figlio, volevo fare una lode alla Madonna, questa Madonna, mamma mia, quante lodi che mi fate, che io grazie, dicevo, vorrei fare una lode ai parenti lontani, ma tutte queste lodi, ecco, però ogni tanto fanno qualche trasmissione, adesso qualche lunga parla pure, non è che ha telefono solamente, è quello che telefona, la trasmissione che telefona, è la trasmissione che parla, e chi parla, pronto chi parla? Ha parlato uno al secolo, padre Giovanni, ci fermiamo qua, così di padre Giovanni ce ne stanno tanti. Padre Giovanni, che ha detto? Padre Giovanni, che è un attento. Bravo padre Giovanni, così vi voglio. Padre Giovanni, se faceva la trasmissione, ha detto una cosa che lui ha detto. Che tutti questi terremoti che stanno succedendo, perché stanno succedendo? Che hanno fatto la legge sull'Unione Civile. Ma mi faccio! Ma questo non ci stai poi qua. Ha detto, dice, hanno fatto la legge sull'Unione Civile. Allora, siccome si hanno spostato, hanno fatto la legge che due persone dello stesso sesso si possono sposare, eccetera, eccetera, allora hanno amore tutte qua. Così è.
è arrivato il anatemma, anatemma su di voi, a giustire le sette piaghe, le piaghe dell'Egitto, le cavallette, e i terremoti, e dovete morire. Poi dice, come volesse dire a suo prete da qua, come si chiama, padre Giovanni carissimo, io voglio sapere, quando azzeccano a qualche collega tuo, capasba, dice che ancora poi lo pide, lo trasferiscono a un'altra canonica, ogni tanto porto qualche guagnoncino di 7-8 anni, che molesta qualche... qui c'è cosa vera, andava per voi che facciamo qua, ci capisce, facciamo l'unione civile, che uno può essere d'accordo, non può essere d'accordo, qua non stiamo parlando di qui, a una fare terremoto. E quando qualche collega tu, succede ogni tanto, qualche collega tu, tiene la manina un po' troppo lunga, e fa il porcellino con qualche ragazzino, c'è cosa avesse a succedere? La buca, un uomo da capassotti. Capo principale tu, pensa che ogni tanto avete qualche cosa da chiedere, no? E mi riferisco a quello proprio che sta in alto, in alto, non quindi stai a Roma, ancora uno più in alto. E dico, principale tu, lo vedi, che qui ti vedi, qui ti capisci. Non è che non lo vedi. Quindi, quando c'è qualcuno di quelli, c'è cosa per succedere a lui? Ma se avrà aperto a terra, ma c'è tutto quanto dentro, perché quella è la giustizia divina. Allora, c'è la giustizia divina, come quando si fanno l'unione civile, c'è la giustizia. Quando fanno, non tu, per l'amor di Dio, quando fanno qualche collega, diciamo che è un po' più attento a qualche ragazzino che lo rovina la vita, come si, allora per voi, non c'è problema, la va bene, te va bene, o picchiato o spostato andata parrocchia, così qui per continuo, e continua a foresta di quelli che ha fatto fino a mo', è giusto? È giusto a voi, non è giù, però è così, comunque l'hanno picchiata a Radio Maria, se hanno fatto usare da quello l'hanno gettato fuori a sto cristiano, che c'è obiettivamente, non era cosa la Vaticana, insomma, non si è capito, proprio Papa Francesco, Papa Ciccio ha detto, ma ci state dicendo, ha detto in Argentina, cosa state dicendo? L'ha detto in Argentina, pure l'altro Papa, il Papa Emerito, tu c'è stato un conclave di Papa, di cosa hanno fatto le incidopere, ci hanno detto a qui, ora non c'è da qua, va bene, mattina che ne hai detto studio carino, ma come a quelle proprio non sto. Vai a giocare, ciao caro, ciao, vai a giocare. Oh, che ecco, ha detto ieri, proprio è stata proprio ieri, abbiamo toccato. Che abbiamo toccato? Cosa dice mai? Alla breve, dal denuovo di Aspi, abbiamo toccato il fondo. Stiamo parlando dello sport, stiamo parlando del paganismo, della paganesità. Tu, paganesità, ha detto Prosperi, ci dobbiamo vergognare. Ecco, come la prima partita hai perso 2-0, hai detto sono contento, poi hai perso una tavola, devi vergognare. C'è qualcosa che non. Perché ha detto proprio che hanno fatto schifo, urge. Urgono provvedimenti, c'è qua inutile, ogni lunedì ne stiamo facendo una tavola. Capo, ma partù da razza e stiamo finendo, diciamo, ecco, in un termine che non fa la rima, e quindi voi potete capire. Cagliano e chiano, sta scema bella, dolce, da tua venuta. Perché poi si arriva, cari amici telespettatori, si ritorna indietro nella vita, e poi alla fine si ritorna indietro, e si ritorna indietro, che non si capisce. Vabbè, boh, vediamo questa settimana che succede. E poi ieri c'è stato al Palasport. Al Palasport di Grottali c'è stata la finale regionale del campionato elite organizzata dalla Vivere Solidale Team Cupri del maestro Salvatore Cupri. È stata una festa, premi quando dicevamo che medaglia, e o Crest 2, la box Grottali, hanno venuto tutta, venuto il sindaco, è venuto l'assessore, tutta la maestra, la guerra di loro, quella pugilista che da modo, non lo dico tu, c'erano la giornata, stavano tutti gli amici e maestri. L'amico del pugilato stavano tutti, è stata una festa dove veramente si è capito che il pugilato, amici telespettatori all'ascolto, è stata una... è bello, c'è una famiglia. Poi hanno premiato al papà di Alessio Marinelli, che sta sempre un cuore nostro, Guido Agnew, e ci siamo a fare questi. Beh, vabbè, basta, mo ci commuoviamo e dobbiamo piangere, non è il momento, la vita è fatta di sorrisi, e ridete, se dice qui, ride, che mamma ha fatto le gnocche, se dice un cristiano, ride. Beh, amici telespettatori, anche questa edizione è terminata, che vi devo dire, andiamo avanti alla prossima, e ci vediamo alla prossima edizione, sperando con qualche notizia, un po' che la chiede come ha detto, c'è proprio... Potremmo forse dire che c'è una corda e non è una pietra, ma che c'è una ponte a basso. No, sto scherzando, si va avanti, noi dobbiamo avere sempre il sorriso e soprattutto lo spirito per superare le difficoltà. Grazie e alla prossima edizione.